della Serie A Team. Buon pomeriggio da Davide Romagnoli e benvenuti allo stadio Renato Dallara per Bologna-Atalanta. È l'undicesima giornata di campionato, una gara che può valere molto in termini di morale e classifica. L'arbitro con gli schiatti in bocca fa partire in questo momento Bologna-Atalanta. Bologna in avanti, ci prova da sinistra Palacio. Rientra il Trenza, pallone sul destro, riesce a darla in area per Santander, spalle alla porta, fa partire il cross, Mbaye in scivolata, porta in vantaggio il Bologna dopo soli 2 minuti e mezzo, secondo gol in 2 partite per il senegalese, il Bologna avanti, bravissimo Palacio a far partire il cross, Santander spalle alla porta, trova Mbaye, la scivolata decisiva e 1-0 rosso-blu. Santander prova a girarsi, riesce a dare il pallone interno per Zemaidi. Atalanta tutta chiusa, occhio a Mbaye sulla destra, può far partire il cross, il traversone che arriva, Santander, Berisha in 2 tempi dice di no, è un Atalanta in difficoltà, bravo Santander a colpire, Berisha attento. Sulla destra, ancora una volta Mbaye, tanto spazio, lascia partire il cross, Palacio, pallone a lato di un soffio, vicinissimo a 2-0 il Bologna con Rodrigo Palacio che ha girato sul palo lontano, a Berisha battuto, fuori di un nulla questa palla. L'arbitro e si riparte. In avanti Zapata riesce a lottare, ancora Zapata col destro, pallone alto non di molto, ha penetrato Zapata, spaventa il Bologna, al posto di Barro Duvan Zapata si fa trovare pronto su questa palla, sfortunato il suo tiro a giro, tutto di poco. La manovra centrale, il pallone dentro, Ilicic, spalla alla porta, Zapata, un rimpallo, Mancini, Gianluca Mancini all'improvviso, il pareggio dell'Atalanta al 12° del secondo tempo, il numero 23 mette tutto a posto e anche per lui secondo gol in 2 match di fila, riesce a trovare l'angolo lontano col mancino, glaciale il sinistro di Gianluca Mancini. Giocato a destra, occhio a Ilicic, va a puntare lo sloveno con l'esterno, pallone dentro, arriva Freuler, poi Zapata, Zapata, 2-1 Atalanta, Duvan Zapata, finalmente il primo gol in campionato per il colombiano, una rete che è quasi una liberazione per il numero 91 che regala il 2-1 alla squadra di Gasperini. Un po' di spazio per Santander. A destra, Solini prende la mira, cross lungo, Santander, un altro rimpallo, Palacio e Berisha si butta a volo d'angelo e dice di no al numero 24, decisivo il portiere dell'Atalanta. Arriva il triplice fischio dell'arbitro, l'Atalanta passa e rimonta Dallara, vince 2-1, decisivi Mancini e Zapata. Gasperini che raggiunge il 10° posto, Bologna bloccato al 17°.